Sì, sicuramente è una partita difficile in un ambiente che sappiamo e soprattutto contro una squadra che ha delle ottime individualità e ottime qualità. E dovremo fare certamente una gara importante su tutti gli aspetti, l'aspetto tattico, della mentalità, dello spirito, ma è anche vero che abbiamo ancora tanto da lavorare. L'avevo detto dopo la prima partita e continuo a dirlo perché prima che possa dirsi che questa squadra è figlia del suo allenatore, ci vorrà tempo e lavoro, per come la vedo io, per come la penso io, per quello che io già mi immagino che la squadra possa fare sul piano del gioco, dell'organizzazione, della mentalità. Però si sono visti già dei buoni segnali nella prima gara, ma non pensiamo assolutamente che tutto sia fatto o sia risolto. Ci vorrà tempo e lavoro. Paolo, vuoi proseguire? No, l'ultima domanda era in questo senso, se il passaggio al volo alla difesa a 3 o a 5, come l'avessi quelli tu, è un segnale, diciamo, di un eclettismo che, diciamo, il Palermo deve imparare, è un modo di gioco Sì, al quale ti riferirai ancora in futuro, secondo una squadra così? perché in ogni partita ci sono diverse partite da andare a leggere, da andare a interpretare e da sapere essere anche imprevedibili per poter creare anche delle problematiche agli avversari. Detto questo, però, è chiaro che a me piace avere un'identità ben precisa, che la squadra abbia una sua fisionomia, una sua organizzazione di gioco precisa, però è chiaro che nella partita ci possono essere tante partite, quindi a volte dall'inizio o in corso. Si può andare a variare il tema tattico per cercare di andare a creare qualche problematica in più all'avversario. In questo dovremo essere bravi a saper cambiare e a riconoscere i movimenti che prepariamo durante la settimana. È per questo che ci vuole un po' di tempo. Certo. Ma è così difficile? Molto spesso si dice una squadra che ha cominciato a lavorare durante il ritiro non può passare improvvisamente a difesa a 3. È così difficile, se visto l'allenatore, oppure non dovrebbe essere quasi automatico per calciatori di un certo livello saper applicare anche nel giro di una settimana uno schema nuovo? Ma in teoria sì, in pratica no, perché dipende come uno interpreta il suo lavoro per quello che vuole dalla sua squadra. È chiaro che se uno vuole che la squadra entri in campo e sia a conoscenza dei meccanismi della fase di possesso e di non possesso e quindi vada in campo con una cognizione su quello che c'è da fare, a prescindere da dove si trova la palla, nelle varie zone di campo e quello che poi c'è da andare a interpretare nella partita stessa, è chiaro che ci vuole del tempo. Altrimenti non sarebbe necessario, insomma, che una squadra parte per il ritiro e i 2 mesi di ritiro, le amichevoli e quant'altro servono proprio per andare a lavorare su più situazioni, andare a lavorare affinché la squadra si presenti al campionato pronta per un certo tipo di discorso, no? Anche perché è un campionato lungo, sia quello di Serie A ma anche quello di Serie B ovviamente, e dove affronti tanti moduli, dove affronti giocatori e squadre diverse e con caratteristiche poi diverse, quindi devi sapere andare tu ad avere questa capacità di variare qualcosa per non essere sempre prevedibile o riconoscibile nei confronti degli altri. Ed è chiaro che dopo oggi, anzi domani, forse, non so, fa una settimana, da quant'è che siamo qui, insomma, e quindi in 8 giorni, sette allenamenti, non è che si può pretendere sicuramente la luna, e non è che si può tirare fuori 2 mesi e mezzo di un precampionato di un'altra squadra, vedi Empoli, vedi altre squadre che hanno già una conoscenza tra di loro di quello che vuole il proprio allenatore, ma è normale che sia così, sono abituato, mi è capitato altre volte, quindi metto in preventivo questo perché non vorrei che adesso tutti pensassimo che abbiamo risolto tutto, che io possa avere la bacchetta magica, i giocatori hanno capito tutto, non è così e dobbiamo lavorare molto affinché possiamo diventare una squadra quasi perfetta. Gazzetta dello Sport in Italia. Buongiorno, sta avendo un ritorno a Brescia.